Quindi Gesù ritornò a Gerusalemme in occasione di una delle festività ebraiche. All'interno della città, vicino alla porta delle pecore, si trovava la piscina di Betesda con i suoi 5 portici. Un gran numero di malati giacevano sotto i portici. Ciechi, zoppi e paralitici. Uno di loro era malato da 38 anni. Quando Gesù lo vide, poiché sapeva che era malato da molto tempo, gli chiese: vuoi essere guarito? E come potrei, Signore, dal momento che non ho nessuno che mi cali nella piscina quando l'acqua si agita? C'è sempre qualcun altro che vi entra prima di me. Oh. Alzati. Prendi il tuo giaciglio e cammina. In quell'istante, l'uomo fu guarito. Arrotolò il suo giaciglio e cominciò a camminare. Però tale miracolo avvenne nel giorno del riposo, cioè di sabato. I capi dei giudei quindi protestarono. Dissero all'uomo che era stato guarito: tu non puoi lavorare nel giorno del riposo. La legge non ti consente di trasportare quel giaciglio. L'uomo che mi ha guarito mi ha detto: prendi il tuo giaciglio e cammina. Chi ti ha detto una cosa simile? L'uomo non sapeva cosa rispondere, perché Gesù era scomparso tra la folla. Gesù, comunque, lo incontrò poi nel Tempio. Ecco, ormai sei guarito. Perciò smetti di peccare, se non vuoi che ti capiti qualcosa di peggio. L'uomo, dunque, andò dai capi dei giudei e disse loro che era stato Gesù a guarirlo. I capi dei giudei si accanirono quindi contro Gesù, accusandolo di aver violato le regole del giorno del riposo.